Allora, amici di Tiburno, siamo qui con Simone Mozzetta, nuovo sindaco, possiamo dirlo ufficialmente, di San Polo. Simone, voglio chiederti innanzitutto le tue emozioni, se ti aspettavi un risultato così importante, perché ricordiamolo, Simone ha vinto con 88 voti di scarto nei confronti dell'altro candidato Fina. Sono felicissimo perché abbiamo lavorato tanto in questi 10 anni, quindi per noi era importante consolidare questo risultato. Abbiamo fatto una buona campagna elettorale e siamo felicissimi perché sono entrati tanti giovani anche nella mia lista che non credevo che ce la facessero. Sono contentissimo e ringrazio tanto Paolo Salvatori che in questi 10 anni ha amministrato San Polo Cavalieri in un modo splendido. Sono contentissimo di tutta la gente sampolese, che oggi è più di me. Ecco, quello che ti volevo chiedere è, oggi si festeggia, ma domani si è già al lavoro? Domani si lavora, perché noi diamo la continuità, fino a ieri stiamo lavorando, domani continuiamo a lavorare. Abbiamo tante cose ancora aperte e continueremo ad andare avanti. Quali sono i punti del programma che secondo te hanno fatto più leva sulle persone? Viva il sindaco! Il programma sicuramente l'attenzione alle due frazioni, l'attenzione che abbiamo dedicato in questi 10 anni sulle due frazioni e soprattutto che nel nostro programma ci sono servizi per tutti, per le famiglie, per i bambini, per la scuola. Ecco, l'ultima, un messaggio da lasciare ai cittadini di San Polo da parte del nuovo sindaco. E San Polo è in mano a chi questo territorio lo ama veramente, perché le sue radici sono qui a San Polo Cavalieri. Grazie e complimenti. Grazie a lei.